Con noi faccia sentire sempre di più la sua forza, la forza anche delle istituzioni, soprattutto in un periodo drammatico per la città di Cerignola, perché come lei ben ricorderà il comune di Cerignola è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e quindi siamo un bivio: o cambiare e voltare pagina o lasciare così le cose come stanno, con il rischio di essere di nuovo ricommissariati. Grazie Presidente per essere venuto a Cerignola e grazie ancora da parte di tutta Cerignola. Grazie Vincenzo, io sono qui per dialogare e per ascoltare anche, voglio sentire due parole da Francesco Bonino, il candidato sindaco. Francesco, vieni. Grazie di cuore Presidente, questo bagno di folla è semplicemente straordinario. Cerignola ti ama, Cerignola ti vuole sempre più in alto nella politica nazionale. Io, ringraziando te che sei il massimo esponente del movimento, ringrazio gli amici di Cerignola che mi stanno dando un apporto enorme, straordinario, in una campagna elettorale assai difficile. È una campagna elettorale anomala, la chiamo io, perché accanto alla democrazia si schiera la malavita. Il sindaco defenestrato, il sindaco mandato a casa perché responsabile delle infiltrazioni mafiose ha l'appoggio della malavita di Cerignola. Questo rende tutto più difficile, ma qui c'è la Cerignola pulita, la Cerignola degli onesti, la Cerignola di Giuseppe Conte. E grazie al suo aiuto che chiediamo pressantemente, quando se riusciremo a vincere, quando vinceremo, l'autorità centrale ci deve stare vicino come ci deve stare vicino l'autorità regionale, ma abbiamo gli uomini, abbiamo le persone, gli uomini e le donne che consentiranno questo contatto continuo con una persona che ha dimostrato una grande, grandissima sensibilità. Aveva tante cose importanti da fare, ha pensato alla nostra città, non lo dimenticheremo. Io devo essere breve perché qui state sotto il sole, qui vi faccio prendere un'insolazione oggi, però ancora di più apprezzo questa presenza, questo calore e questa meravigliosa accoglienza. Voi siete qui anche per un motivo, perché voi sapete che io sono legato a questa città. Quante volte in questo Duomo, qualche giorno fa c'è stata la Madonna di Ripalta, mi ricordo quando piccolino venivo a trovare i nonni, permettetemi una marcorda, abbiate pazienza, nonno Achille Conte e nonna Felicetta Palieri, quando mi vedevano arrivare alla strada larga qui Viale Roosevelt, è arrivato un manin. Adesso sono diventato un po' più grande nel passato del tempo. La vita mi ha portato fuori, come tanti giovani, mi ha portato lontano da questa Daunia meravigliosa, da questa terra. Vedo anche i miei amici, dopo ci parliamo. Ciao. E da questa terra. Sono un figlio di questa terra, come tanti altri che ho dovuto andare fuori a studiare. Allora non c'era neppure l'università a Foggia, è arrivata dopo. Sono andato a studiare dopo e ho cercato con tanti sacrifici di crearmi anch'io un percorso di vita personale e professionale. Ma il legame con questa terra non potrà essere mai cancellato. Ed è anche la ragione per cui quando ho assunto un compito di responsabilità, quando ho avuto la possibilità di promuovere delle riforme, la prima cosa che ho detto: dobbiamo lottare per colmare questo divario nord-sud. Il governo, io lo dico, la campagna elettorale adesso lascia il tempo che trova, ma è un dato di realtà che col Conte 2 noi abbiamo costruito un vento per il Sud come mai è stato fatto prima. Abbiamo addirittura introdotto una fiscalità di vantaggio per tutto il Sud,
Questo significa che abbiamo affermato un principio: chi investe, chi crea impresa nel sud ha delle difficoltà maggiori che sono sotto gli occhi di tutti, perché c'è un divario infrastrutturale, c'è un divario di tanti aspetti, e allora deve avere una fiscalità di vantaggio e non un'agevolazione una tantum, ma duratura. Il Movimento 5 Stelle su questa battaglia sarà sempre in prima linea. Dobbiamo continuare a creare sgravi fiscali strutturali per chi investe nel sud. E anche per questa ragione che ho promosso il contratto istituzionale di sviluppo per la Capitanata, perché queste regioni vanno accompagnate a una crescita economica e uno sviluppo sociale facendo sistema. Quindi non bastano singole misure, noi ne abbiamo fatte tante. I giovani oggi che vogliono fare gli imprenditori hanno tante agevolazioni, come le donne imprenditrici, ma noi dobbiamo anche intervenire in una logica di sistema, ed è per questo che il primo contratto istituzionale di sviluppo è stato dedicato alla Capitanata. Ho messo insieme tutti i sindaci, tutti i rappresentanti delle categorie e ho sollecitato tutti a proporre dei progetti. Li abbiamo selezionati in pochissimo tempo e addirittura i primi sono già in cantiere, in poco tempo. Allora questo cosa dimostra? Che quando c'è volontà politica, chiarezza di idee, visione strategica, le cose si possono fare, si può e le dobbiamo fare. Altri interventi strutturali, sto a fare l'elenco, ma altri interventi strutturali. Per la prima volta con la legge finanziaria dell'anno scorso, Conte 2, abbiamo affermato un principio. L'hanno contrastato, se ne parlava da tempo. Non possiamo distribuire le risorse ai comuni sulla base della spesa storica, perché questo significa chi ha avuto tanto continua a avere tanto, chi ha poco continuerà a avere poco. Dobbiamo dare sulla base dei servizi sociali, dobbiamo dare sulla base degli asili che devono essere finanziati, dobbiamo dare sulla base delle cure domiciliari, gli interventi assistenziali e sociali che servono per il territorio. Quindi per la prima volta abbiamo affermato il principio per cui i comuni del sud non continueranno a avere poco secondo la spesa storica, ma secondo gli standard veri e l'effettività dei costi dei servizi. Abbiamo un territorio, l'intera provincia, a forte vocazione turistica e qui in particolare agricola. Ma che agricoltura vogliamo? Che rete di imprese vogliamo? Che inquinano oppure vogliamo abbracciare una transizione ecologica in modo convinto e reale? Attenzione, attenzione, qui non si tratta più di scegliere, perché forse non è ben chiaro a tutti. La transizione ecologica dobbiamo perseguirla perché io prima di andare via a Bruxelles ho sottoscritto un documento con tutti gli altri leader europei: entro il 2030 taglio del 55% alle emissioni, è un obiettivo vincolante, può venire qualsiasi governo, lo dobbiamo raggiungere. 2050 neutralità climatica, perché questo ambiente l'abbiamo ereditato, lo dobbiamo trasmettere ai nostri figli, non lo dobbiamo distruggere. Questi obiettivi sono vincolati, però attenzione, non è indifferente chi governa e chi indirizza la transizione ecologica. Abbiamo una montagna di miliardi, mai il nostro paese ha avuto prima un tesoro del genere, superiore al piano Marshall all'indomani del secondo dopoguerra. Si
signora, la ringrazio, però adesso, al di là dei meriti di chi ha portato questa dote, mi fa piacere che lei con tanti cittadini lo ricordi, perché sui giornali non c'è scritto, uno non lo trova scritto. C'è un processo un po' di rimozione, insomma, però noi guardiamo avanti, perché non possiamo vivere di allori, di meriti, e anzi siamo così umili che siamo pronti a riconoscere anche degli errori. Questa è la buona politica, perché se uno ha l'obiettivo di lavorare per la comunità, per il bene comune, non ha difficoltà a riconoscere l'errore, perché vuole fare meglio. Però il problema adesso è un altro, ed è molto serio. Questo tesoro, questa dote finanziaria che abbiamo portato in Italia, e sembrava un sogno a me stesso irrealizzabile, impossibile. Io quando sono partito ho avuto solo una certezza: il mio paese sta vivendo una distruzione totale, economica, sociale, psicologica. O porto i soldi a casa o porto i soldi a casa, se no non troverò più niente. Bravo! Detto questo, abbiamo un imperativo morale, la politica ha un imperativo morale: dobbiamo spendere questi soldi per migliorare la qualità di vita di voi cittadini, di noi cittadini, per i nostri figli e anche per i nostri nipoti. Quindi attenzione, quali progetti di transizione ecologica? Quali progetti di transizione digitale? Vogliamo andare avanti tutti nel segno della giustizia e dell'inclusione sociale, o vogliamo fare in modo che non appena iniziamo a spendere questi soldi, dopo qualche mese, dopo un anno, vedremo un divario sociale ancora più ampio, i ricchi più ricchi, i poveri sempre più poveri? Questa è la politica. Voi, fra qualche giorno, sarete chiamati ad apporre una crocetta. E guardate, la crocetta, sempre, quando io ho iniziato adesso la guida del movimento, mi sono arrivate tante voci di tanti esperti della politica, dalla Prima Repubblica, che ti spiegano tutto. Hai stato a dire: no, ma il voto locale è diverso, ha una logica diversa da quello nazionale, dalle elezioni politiche. No, ve lo dicono anche a voi? Qua voti l'amico, la persona, il conoscente, il compare. Tutti parenti siamo diventati, tutti parenti, compari, cugini, spuntano dappertutto, eh? Allora ci ricattano con gli affetti, ci ricattano con la conoscenza. Ma come, non mi voti? Ma come, che t'ho fatto? Che mai fatto? Tu mai fatto niente. A me mi interessano i progetti per Cerignola, per il mio paese, per questa comunità. Voi quando andate a mettere la crocetta sceglierete un progetto per questa comunità. Lo volete nel segno della transizione ecologica, digitale? Volete la rigenerazione urbana anziché cementare a destra e a sinistra? Volete continuare a rigenerare i vostri appartamenti col 110% super bonus edilizia gratuitamente? Volete voi promuovere le comunità energetiche? Vi hanno parlato delle comunità energetiche? Sapete che cos'è? Non tutti lo sapete. Con le comunità energetiche voi avete la possibilità, a livello condominiale, in modo strutturale, di creare un impianto con tutte le agevolazioni che ci sono, e addirittura produrre voi, autoprodurre l'energia. Adesso le bollette costano tanto, avete visto il rincaro, 30-40%, poi ci ritorno. Voi con le comunità energetiche producete voi l'energia, ve l'hanno detto, non ve lo dicono. Dobbiamo lavorare a questo obiettivo. Potete scambiare l'energia che è in surplus, potete venderla. In questo modo risparmiate i costi dell'energia e c'è un risparmio complessivo energetico. Inquiniamo meno. Abbiamo bisogno di raggiungere questi obiettivi. Guardate che noi abbiamo dimostrato che le riforme si possono fare. Si possono fare se c'è chiarezza, visione. Anche quando ho iniziato a governare io, a me, al movimento, dicevano che no, non si può fare questo, non si può fare quello.
ci dicevano che non bisognava intervenire per le persone che sono in povertà assoluta. Ma signori, ma che nazione, che paese è questo che fa la guerra a coloro che sono in povertà assoluta? E prendendo la scusa che c'è stato commesso qualche abuso, gli abusi vanno perseguiti. Ma non è che se c'è un falso invalido noi decidiamo di togliere pensioni di invalidità. Ma che politica è questa? E allora, se ci aiutate, con coerenza di visione e di azione politica, ricordate che dovete iniziare ad aiutarci da subito, tra qualche giorno, perché noi abbiamo bisogno di continuità tra il governo delle città di un paese corrignola e un governo della nazione. Non possiamo creare, come ci hanno raccontato, un divario, ma lasciate stare, a livello territoriale tu c'è l'amico, voti la persona, il conosce. No, io voto il progetto anche a livello territoriale. Io voglio votare il futuro di Cerignola, non voglio votare l'amico dell'amico, il parente del parente, perché così noi frammentiamo, noi rinunciamo al nostro diritto. Voi avete una grande possibilità. Prima di esercitare un diritto di cittadinanza, e il diritto di cittadinanza dovete esercitarlo valutando i progetti. Se voi ritenete che quello che noi stiamo facendo, abbiamo fatto sin qui a livello nazionale, continueremo a fare più di prima. Se voi ritenete che questo progetto per Cerignola non vi convinca, io non vi chiedo il voto. Non ve lo chiedo. Perché del voto non sappiamo cosa farci. Io vi propongo un progetto di società migliore, e se sono alla guida del Movimento 5 Stelle è perché abbiamo questa ambizione, questa linea, questo orizzonte ideale. Abbiamo riformato lo statuto, abbiamo adottato una carta dei principi e dei valori, leggetela, tanto su internet la trovate facilmente. Per noi transizione ecologica, transizione digitale, inclusione sociale, per noi il rispetto della dignità della persona. La nostra politica promuove e muove dal rispetto della dignità della persona, di ogni essere umano. Noi non facciamo distinzione tra lobby di potere che si fanno ascoltare, noi diamo voce anche a chi non ha voce. Ed è per questo che io questo itinerario non lo chiamo tour elettorale. È per questo che chiedo agli amici qui, tanti attivisti del Movimento 5 Stelle che con grande generosità stanno conducendo questo, hanno elaborato un progetto per Cerignola insieme all'intera coalizione e stanno facendo questa proposta politica concreta, ve la offrono. Io dico, non montiamo palchi, comizi. Qualche volta me l'hanno fatto trovare il palco, era già montato però, perché in alcune città lo montano per tutte le forze politiche. Però io non vengo qui a far comizi, io vi chiedo, aderite a un progetto. Se voi aderite a questo progetto, con gruppi territoriali, forum tematici, avrete la possibilità di dialogare con noi. Inizia un percorso insieme, che va ben al di là della X che mettete fra qualche giorno. È un progetto politico che vi vuole coinvolgere tutti, perché Fiat Frescura è un progetto politico che vi vuole coinvolgere tutti. Abbiamo creato strumenti che attiveremo, forum tematici in cui addirittura chi non è iscritto al Movimento 5 Stelle può contribuire a una società migliore, può contribuire a soluzioni, progetti nel segno del benessere equo e solidale. Però attenzione, grazie. Però attenzione, nessun progetto di società può risultare praticabile, affidabile, risolutivo per migliorare le nostre condizioni
se non lo conduciamo alla luce di alcune premesse. Queste premesse non sono negoziabili, e lo dico qui, in una città che soffre tanto anche per la delinquenza e anche per la criminalità organizzata, che è un, come voi sapete, cari amici, è un cancro che ruba risorse alla gente onesta, energie, che si insinua, ti sfianca, ti fiacca, ti frustra. È una forma perniciosissima di insidia che si atteggia in modo multiforme, laddove vede un po' di creazione di valore economico subito si avventa addosso, prosciugando energie morali, oltre che risorse economiche. Cancro che dobbiamo combattere tutti insieme. Ecco perché nel progetto per questa comunità c'è il principio di legalità e di contrasto alla criminalità come obiettivo fondamentale. Contrasto a ogni forma di corruzione, ogni forma di criminalità, anzi dirò di più. Cerignola ha un tessuto sano, siete voi, ancor di più qui, in questa cittadina. Non accontentiamoci solo del rispetto formale delle regole, delle norme. Facciamo partire un risveglio per la nazione nel segno dell'etica pubblica. Diamo il segnale, questa città ha una città che ha espresso storicamente una grande coscienza civica. Faccio un solo nome, fatemelo voi anzi. Vittorio! Giuseppe Vittorio. È nato nel mese di agosto, l'8 agosto mi pare di ricordare. E attenzione, c'è dietro non solo un percorso con grandi ideali, con grandi convinzioni, con grandi obiettivi storici, politici. In Giuseppe Di Vittorio, figlio di questa terra, contadino, bracciante tra i tanti, c'è stata la forte indicazione di una solida coscienza morale. Senza una coscienza morale noi la società non la miglioriamo. Noi ci siamo, ma voi ci siete. E allora, se siamo insieme, se ci accompagnate in questo percorso, noi ce la possiamo fare e ce la faremo sicuramente. Dipende da noi. Grazie Cerignola.